L'esame di Stato per l'abilitazione alla professione, alla libera professione del dottore agronomo, dottore forestale, raccontato nel dettaglio, in termini pratici, molto semplici, in un incontro tenutosi alla Università di Bologna, organizzato dalla stessa università, a cui partecipano sia docenti sia professionisti. In questo video la professoressa Elena Baraldi spiega nel dettaglio lo svolgimento della prova pratica. Prova che, come vedremo, può essere articolata in vario modo a seconda di quelle che sono i desiderata del candidato e che segue i due scritti preliminari. Sì, dunque, io vi parlo della seconda prova pratica che potete scegliere, che è stata concepita come un'analisi della qualità di prodotti agroalimentari, in particolare di prodotti ortofrutticoli, quindi non di prodotti trasformati. Avanti, ecco, allora faccio una piccola premessa sul significato di questa prova, quindi di come è associata all'abilitazione della professione di agronomo, e poi invece vi parlo proprio di come, in che cosa consiste questa prova, di come prepararsi. Allora, perché ha senso fare una prova di questo tipo? Ha senso perché, prima di tutto, lo dice la legislazione vigente sull'ammissibilità all'abilitazione della professione di agronomo dice che, insieme a tutta un'altra serie di competenze che l'agronomo deve avere, che sono ovviamente tutte competenze che sono finalizzate al saper gestire e soprattutto valorizzare i sistemi agricoli. Adesso non c'ero prima, non so se mi ripeto, ma ci sono sicuramente competenze molto importanti che devono essere nella gestione della difesa ftiriatrica, quindi la gestione delle malattie, e competenze sull'accertamento della qualità dei prodotti agricoli. Questi accertamenti di qualità devono essere fatti attraverso analisi chimiche, fisiche o microbiologiche che quindi il dottor agronomo può essere chiamato a fare. Quindi è sicuramente importante sapere di che cosa stiamo parlando. Ed è importante quindi non solo perché lo dice la legge, ma proprio perché poi la legge è associata a quanto succede nella realtà. La certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari è molto importante, è divenuto sempre più importante, soprattutto negli ultimi anni, da un buon decennio a questa parte, e soprattutto per quanto riguarda la grande distribuzione organizzata, cioè i moderni sistemi di vendita al dettaglio che si configurano poi nella rete dei supermercati, che oggi sono diventati quasi la totalità della distribuzione, no? E queste grandi distribuzioni organizzate devono ovviamente certificare i prodotti che mettono sul mercato, e questo deve avvenire nel contesto di norme europee, che sono norme del 2011, sono accessibili a tutti, quindi potete benissimo andare a vedere in che cosa consistono, che sono molto dettagliate, e per ogni prodotto ortofrutticolo, adesso qua parliamo di prodotti ortofrutticoli, anche se queste norme poi regolano tutti i prodotti, per ogni prodotto ortofrutticolo sanciscono i parametri essenziali per la qualità, cioè per garantire che quei prodotti siano vendibili e arrivino sul mercato. Stando proprio molto nelle generalità, i frutti, i prodotti ortofrutticoli devono innanzitutto essere interi, privi di difetti meccanici, quindi sani, puliti, privi di parassiti, ovviamente. Anche se ho letto che si è trovato un topo Sì, in una, non so che non so come sarà. sia stato possibile, ma sorvoliamo.
privi di odore e di sapore strani, ovviamente alla, quelli naturali di cui ci si aspetta. Secondo questi parametri, che adesso qua ho messo in modo molto generale, sono declinati in modo molto preciso e sofisticato per ogni prodotto, in base a questi parametri poi i prodotti sono classificati in classi di qualità, per esempio categoria extra, che è la qualità suprema, più alta, categoria di primo e di secondo ordine, dove la qualità rimane comunque buona, ma sono ammessi diciamo magari pezzature minori o colorazioni meno evidenti, eccetera. Quindi queste sono le norme di commercializzazione europee che normano la qualità, e assieme, a fianco a queste norme, poi molto spesso le GDO si affidano ai protocolli di certificazione Global Gap, che ormai sono divenuti a livello mondiale a garanzia di qualità. E oltre ai protocolli di certificazione Global Gap, ogni GDO si può dotare, diciamo che lo fanno più o meno tutti, di capitolati di fornitura specifici. Quindi per esempio la Coppa ha le sue, la Pofruit ha le sue, che sono dei protocolli che stabiliscono i requisiti qualitativi minimi che poi possono essere anche certificati con marchi di qualità specifici di ogni GDO. Quindi il dottore agronomo può essere chiamato nella sua professione a questo tipo di mansioni, cioè sapere certificare questi parametri è quindi importante. E andiamo avanti, ecco quindi è ovvio, questo era per dire. Appunto che molti agronomi lo fanno veramente, cioè è il loro lavoro. Sì. E quindi insomma questo è per dire che ovviamente per questa serie di motivi questa prova pratica è stata inserita da un po' di anni. E ecco, nello specifico vengono dati, viene dato un esame, un testo dove viene richiesto al candidato di effettuare delle analisi, che sono poi analisi molto semplici, su un campione generalmente di frutti, quindi noi portiamo dei frutti che li forniamo noi, che compriamo dal mercato, per cui sono frutti che poi si trovano in commercio, e voi dovete, viene richiesto al candidato di fare appunto queste analisi, e non solo di riportare ovviamente il risultato delle analisi, che molto spesso è un numero sterile, perché riportiamo ovviamente anche gli strumenti per fare queste analisi, e da ogni strumento voi avete una misura, no? Che è un semplice numero. Ma a fianco di questo voi dovete anche essere in grado di contestualizzare questo valore numerico in un significato, diciamo, in un significato sulla qualità, cioè di come questo numero sia eloquente di certe caratteristiche importanti per la qualità del frutto. Adesso ve lo spiego un pochino meglio nel dettaglio. Ecco, qua per esempio ho riportato un testo tipo, che poi potete trovare anche in internet, dove di un esame, dell'esame, al candidato è richiesto di eseguire analisi qualitative su un presente campione che vi viene fornito di mele. Queste cambiano a seconda della stagione, ovviamente possono essere pesche, possono essere kiwi, mele, pere, eccetera, che vi viene fornito. Il candidato poi deve redigere una relazione in cui deve dare conto delle analisi effettuate, cioè di come, di che cosa dicono queste analisi, e delle modalità di prelievo, perché si utilizzano queste modalità di prelievo del campione in vista di una possibile commercializzazione, quindi nell'ottica di quelle normative del mercato di cui abbiamo appena parlato. E per fare un esempio, vi può essere richiesto per esempio di valutare il calibro di questo frutto, la durezza, il tenore di zuccheri e i difetti gravi, che sono parametri esemplari della qualità dei frutti che vengono valutati nelle GDO.
Allora, per prima cosa, cosa dovete fare? Per prima cosa, nei frutti che vi vengono forniti all'esame, voi dovete escludere la presenza di difetti gravi. I difetti gravi ovviamente precludono la commercializzazione dei frutti. I frutti con difetti gravi non possono essere commercializzati. Per cui osservate quello che vi viene fornito, osservate se sono presenti dei difetti che nel contesto possono essere dovuti a difetti meccanici o morfologici.